Al via il primo incontro di un ampio programma di informazione e sensibilizzazione promosso dal Centro Antiviolenza di Bari in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico del capoluogo pugliese. Si è cominciato nel Museo della Fotografia del Politecnico di Bari con una giornata di informazione rivolta a studenti e docenti incentrata sulla violenza di genere e gli stereotipi. Nel corso della mattinata sono stati affrontati diversi temi, dalle radici culturali della violenza alla disparità di potere nelle relazioni tra uomo e donna, fino agli stereotipi di genere divulgati mediante varie forme espressive che caratterizzano la nostra quotidianità. Le operatrici del CAV hanno illustrato inoltre le strategie per contrastare stereotipi e linguaggi violenti, nonché gli strumenti utili a intraprendere un percorso di fuoriuscita della violenza con il supporto delle professioniste del Centro Antiviolenza Comunale. Contestualmente, nella stessa sede, sono stati esposti dei roll-up con le immagini fotografiche raccolte nell'ambito della campagna di sensibilizzazione Io voglio essere, avviata nel mese di marzo, nell'ambito della quale sono stati realizzati diversi autoritratti fotografici dalle cittadine baresi sul tema del io sono e io voglio essere. È un appuntamento insieme a un percorso che stiamo realizzando come assessorato al welfare insieme al centro antiviolenza del comune di Bari, al Politecnico e Univa. Oggi siamo al Politecnico per riavviare un percorso di formazione e sensibilizzazione sui temi del contrasto e sulla violenza di genere, parallelamente diciamo uno sportello di ascolto che abbiamo attivato già da tempo al Politecnico e che da oggi ampliamo sia sui temi del contrasto alla violenza di genere, perciò accanto agli studenti, alle studentesse, ai professori, a tutto il personale dell'università, ma anche sui temi del contrasto alle violenze e alle discriminazioni per orientamento sessuale. È un percorso importante che da tempo stiamo portando avanti. In più oggi c'è questa mostra fotografica che come Centro Antiviolenza e Comune di Bari abbiamo realizzato con tante cittadine e donne della città, di ogni contesto sociale, culturale e lavorativo. Il Politecnico di Bari, inoltre, è sempre vicino a queste tematiche, tanto da aver realizzato all'interno della propria biblioteca un bagno per uomini, donne e per chi non si rispecchia in nessun genere. Noi abbiamo adeguato i nostri regolamenti, abbiamo semplificato le procedure per l'adozione anche di un nome all'interno dell'università che sia scelto dallo studente o dalla studentessa. I bagni contemplano anche la possibilità di utilizzo da parte di persone che non si identificano in uno dei due generi. Sono piccoli segnali di attenzione che comunque oggi devono diventare la regolarità. Un domani io spero che nessuno se ne accorga del fatto che un bagno sia fatto in questa maniera, deve diventare la normalità.